psicoterapia familiare. Poi abbiamo gli ambiti educativi, cosa si può fare a scuola. Allora, ci sono tutta una serie di interventi che non seguono un tratto, ma si indirizzano prevalentemente al creare un senso di gruppo dentro la classe e a creare dei legami, delle reti di supporto per, non solo per le vittime, ma un po' per tutte le persone della classe. Ci possono essere degli interventi che prevedono, per esempio, dei tutor nei confronti degli allievi che arrivano, dei nuovi allievi dentro le scuole, per esempio, ci sono esperimenti in questo senso. Oppure ci sono esplicitamente delle attività dove i bambini parlano, i ragazzi iniziano a parlare delle proprie esperienze. C'è questo tratto dell'introversione che forse è quello più pernicioso, perché porta a vivere in maniera amplificata quelle che sono le violenze e gli attacchi. In questo senso la condivisione di quello che accade è molto importante. Di solito la vittima non condivide a casa, nei casi più gravi non condivide a casa quello che sta vivendo. Chiaramente il bullo non lo fa, ma non lo fa neanche con gli amici, perché di solito la vittima si vergogna di essere stata vittimizzata. Quindi c'è un nucleo di vergogna ed è importante riuscire a superare quel nucleo di vergogna incoraggiando la condivisione. Una condivisione che può essere fatta in famiglia attraverso i momenti di psicoterapia o a scuola con tutti i ragazzi. Oppure, perché no, con le famiglie e con i ragazzi insieme. Ci sono anche dei progetti che prevedono di coinvolgere gli alunni con le proprie famiglie dentro la scuola. Ed è importante coinvolgere anche il bullo in questi, cioè evitare di creare degli interventi che riguardino solamente il bullo. Cioè il bullo non deve diventare il capro espiatorio di una situazione che magari avviene in famiglia o di una sofferenza che riguarda il gruppo classe, perché sennò la violenza si ripete in qualche modo. È molto importante nella psicologia dei gruppi considerare quello che succede come un sintomo di squilibrio dentro le relazioni. Non ci sono buoni e cattivi, ci sono solo situazioni che mettono alla prova la tenuta di un gruppo, per cui tutti sono chiamati a partecipare per riequilibrare le dinamiche all'interno del gruppo. Come? Che ne so, parlare di emozioni, per esempio a scuola, parlare di vergogna, parlare di rabbia, parlare della dinamica del capro espiatorio, della pecora nera, del leader, dell'anti-leader, di quelle che sono le conoscenze delle psicologie dei gruppi, parlarne a scuola, raccontare episodi, condividere episodi, iniziare a identificare certi comportamenti come atti di bullismo, parlare delle conseguenze di questo, quindi delle attività di tipo psicoeducativo che possono essere fatte anche a scuola, con gli insegnanti e con i ragazzi. Queste sono tutte attività importanti. Quindi c'è un livello, dicevo, di tipo politico, potremmo dire, che riguarda la società, perché è chiaro che tutto quello che mette sotto pressione una famiglia va a detrimento anche dei bambini, che sono le parti più deboli delle famiglie. Poi andiamo a interventi di tipo psicoterapeutico, caro ricordo delle famiglie, andiamo su interventi di tipo educativo all'interno della scuola. Le figure coinvolte, dicevo, sono quelle degli insegnanti che possono partecipare e dare l'avvio a questi programmi, sono programmi che devono coinvolgere le vittime e i bulli, sono programmi che devono coinvolgere le famiglie preferibilmente. Se poi ci sono dei testimoni consapevoli quando accadono queste cose, meglio ancora, cioè l'impatto delle violenze psicologiche è più basso quando le vittime hanno la possibilità di parlare con qualcuno. Naturalmente tutto questo è in un'ottica curativa e parzialmente preventiva. Per esempio, gli interventi di tipo psicoeducativo a scuola possono essere fatti anche prima che gli episodi di bullismo avvengano, se si può. Alle volte si può, alle volte non si può. Tante volte le persone mi chiedono, mi parlano dei figli e mi dicono: beh, sono preoccupato perché stanno succedendo queste situazioni, oppure mio figlio, mia figlia adesso cambia scuola, mi hanno raccontato che è una classe difficile, cosa posso fare? Oppure ancora, un genitore può dire a un bambino, una bambina che ha un carattere un po' complicato, so che tende a essere un po' manesco a scuola, no? Per esempio, quindi alle volte la preoccupazione di certi genitori è non solo di avere un figlio che è vittima, ma anche che può essere bullo e esercitare violenza verso gli altri. Quindi quali sono le pratiche che possono aiutare un po' una famiglia ad affrontare questa situazione insieme al bambino? Prima di tutto l'elemento cardine è appunto il dialogo, cioè la possibilità del bambino di andare a casa e dire: mi è successo questo, no? Questo è fondamentale, perché se il bambino non ha neanche questa possibilità, lì iniziano le rogne. Già, come dicevo, una predisposizione ad essere vittimizzati,
Di solito è come un po' quello che succede in natura, gli animali predatori fiutano le bestie più deboli e vanno a colpire quelle, è una cosa abbastanza biologica. È chiaro che un bambino che ha un'elevata autostima tenderà a non essere soggetto a queste situazioni qua, quindi già questa è una vaccinazione nei confronti del bullismo. Quanto noi come genitori, come famiglia, contribuiamo a una buona autostima nel bambino. Cosa significa autostima? Autostima non significa che io ritengo me superiore agli altri, significa che io mi voglio bene, che mi so prendere cura di me, so come sto e so che merito di essere rispettato ed amato. Questa è l'autostima. Più i genitori dimostrano amore verso i figli, più l'autostima è buona. Quindi l'autostima è già un perfetto fattore di prevenzione. Poi l'assertività, il tema dell'assertività. Quindi il tema del, per esempio, il bambino, arriva un altro bambino, l'amico gli porta via la merendina. La comunicazione è un'arte, si può parlare col bambino e discutere tranquillamente, serenamente col bambino di quello che è il contesto. Doveri, cosa è successo, come te l'ha portata via, quante volte succede, era vicino a te, è il tuo amico, magari te lo porti dietro e questo se ne approfitta, oppure erano più persone, stavano in un posto e tu frequenti quel posto, quindi che ne so, va individuato volta per volta quella che è la situazione e si fa un ragionamento col bambino, tu magari gli si può dire non andare lì, se tu sai che lì ci sono quelle persone evita andare da un'altra parte. L'altro tema è stai vicino a degli amici, non farti trovare da solo, quindi con chi stai bene in classe? Sto bene con questo, questo e questo, bene, frequentali di più, stai con loro, lascia perdere anche se ti porta via la merendina, oppure se ti porta via la merendina gliela chiedi, oppure fai una contrattazione, se tanto hai fame magari possiamo fare qualcosa, che ne so. Siccome la comunicazione è un'arte, non c'è un modo predefinito per affrontare le situazioni, di solito